Salve Camille, io sono Twix e oggi siamo in un nuovo episodio di Frap to Play. Vedete, questo è Metal Slug Defense, un gioco sviluppato una merda. L'idea è carina, il problema è che già dall'incipit che ho avuto di tutti i problemi, delle modalità di schermo che non si capisce come funzionano, della lingua che è difficilissimo cambiare. Infatti volevo rimetterla in inglese, ma non so come arrivarci, vedete, devo fare tutto questo casino. Comunque, è un gioco che è uscito già per cellulare qualche mesetto fa, mi sembra che ne hanno parlato quelli di Parliamo di Videogiochi. Vedete, faccio anche spam, sono un bravo ragazzo. E l'hanno portingato su PC, hanno fatto un porting per PC. Ci vediamo l'introduzione, l'opening qua. Questa introduzione mi sta veramente dicendo voglio giocare a questo gioco. Va bene, bello, bello, bello. Un incipit veramente dei migliori, ragazzi. Questo è proprio wow. Facciamo questo stage 1, probabilmente ci verrà spiegata la roba. Questo font bruttissimo, era meglio che mettevano l'originale. Ok, questi sono l'ability point tipo. Adesso possiamo usare una. Sì, ok. Ci sono. Ah, difensivi, ok. Questo difende, questo attacca. Adesso può usare qualcosa di speciale. Ah, tipo questi hanno la bomba. Ok, usando questa tizia velocizziamo la creazione di truppe. Ah, questo è il tank. Ok, perfetto. Abbiamo ammazzato i nemici, giustamente. Qua possiamo scorrere come se fosse il cellulare. Qua ci mettiamo anche un difensore. Ragazzi, oh, volevo giocare però. Fa niente. Ok. Ma non ho fatto niente, lo giuro. Abbiamo una nuova unità, un nuovo stage, giustamente. Ok, ogni giorno che giochiamo ci abbiamo un login bonus. Ok, mi hanno dato questi 5.000 crediti. Basta, calma, calma, lo so che è un pay to win e dopo questa roba devo comprarla tutta, però Mini Job The King. Grazie. Ok. Grazie, non ho chiesto niente. Calma. Allora, possiamo customizzare roba, che non è proprio una cosa giusta dire customize, perché sono dei potenziamenti. Possiamo customizzare anche le unit, che sarebbe sempre upgradarle. Se abbiamo solo i soldati, e questi che fanno l'energetica che sono forti, e questo non abbiamo soldi. Ok. Abbiamo speso un po' a cazzo i nostri primi soldi. Sortie significa andare, uscire in inglese, francese, sortie. Non so poi, in inglese forse ha un altro significato, però non lo conosco. Ovviamente qua abbiamo dei punti di uscita, cioè, nel senso ogni stage consuma dei punti. Questi qua, tipo energia, no? Come ci sono un sacco di free to play con questa roba sul cellulare, non sul computer. E questa. Ah, questa font, quanto è brutto. Qui possiamo velocizzare la battaglia. Vedete, per guadagnare punti abilità più facilmente. Iniziamo a buildare il nostro primo cattivone qua. Che poi sono soldati contro soldati. Ah, adesso si picchiano. Abbiamo liberato un coso a random. Seguiamo il nostro soldato mentre muore e ne prendiamo un altro. Intanto possiamo metterci. Ah, velocizziamo un po' le creazioni di questi punti. Questo tizio fa le onde energetiche, se non mi ricordo male. Ai ai ai, quello fa male. Uccidilo! Ho sprecato. Vabbè, fa niente. Intanto velocizziamoci ancora di più. Velocizziamo anche i nostri cosi. Un'onda un'usa energetica e bello. Questo coso che mi spara negli occhi sembra fantastico. Non ho fatto niente, rank B. Ok. Approfitto di questa occasione per ricordarvi
che io voglio dei commenti, ragazzi. Lo so, l'ultima volta mi sono messo a chiedere dei commenti come al solito e YouTube ha avuto non so quale problema e non riuscivate a commentare. Però oggi ne voglio vedere numerosi. Perché non lo so, mi piace interagire con voi se commentate sempre e sono morto. E mi farebbe piacere avere più commenti. Sempre un piacere rispondervi. Aia. Questa, cioè già si mette male, già. Fatemi male. Io ho paura con le robe. Mamma mia. Usa la bomba, uccido il carro di merda. Non lo voglio usare. Tieni. Voglio morire. Va bene. Problemi. Abbiamo fatto ancora più brutto sul fronte di missione fallita. No. Bravo. Io ho vinto una unità che sarebbe Marco. Riproviamoci. Allora. Pugno negli occhi della scritta. Siamo qui. Una cosa che farei è velocizzare questi. Qua abbiamo Marco. Costa 60 Marco. E lo comprerei, che poi non è Marco. Vabbè. Questi sono dettagli inutili. Che poi tipo spara. Non voglio dire cosa sembra quello che spara. Fa tipo. Ci serve un modo per distruggere qualcosa. Adesso. Oh, ho un'energetica. Un'energetica for life. Non mi ammazzate Gesù Goku. Ok. C'è un po' di strategia, devo dire. Cioè, nel senso che non si basa completamente su culo. Almeno adesso che siamo alla missione 3. Però più là. Ahimè. Ok. Si andrà sempre più sul pay, paga. Però l'idea del gioco non è male. Non è per niente male portarlo su PC, anche se a livello di programmazione è una merda. È più gratis. Anche se come costing è una merda, come idea non è male. Se ci fosse anche un online fatto bene, sarebbe de veramente degno di nota. Magari c'è il PvP, non mi ricordo, forse c'è. Cazzarola, quella non me l'aspettavo. Il nostro Goku gli facciamo sprecare la roba, giustamente. Level upiamo un pochino. Goku, no Goku se n'è andato. Ah, è bello come muore Goku. Perché lo chiamo Goku? È Gesù. Tu spara, tu lancia. Beh, già abbiamo vinto. Questi primi livelli sono facili. Oh, achievement sbloccato. Sud-est asiatico conquistato. Yeee. Deck, che. Basta, calma, calma. Qua c'è scritto buy. Ecco, e ti apre il coso di Steam. Non so se lo state vedendo, però costano. Porca la puzza! Un pacco di unità costa 14,99 euro. Fantastico. Ah, ecco, quello che dicevo prima. PvP. Vediamo se riusciamo a farne. No. A parte che questo è con gli amici. Però non me la sento. Già, faccio schifo così. Ah, qua c'è la mappa. Che non riesco a leggere. Ah, ok. Questo è, credo. Oh, la cosa giornaliera, poi ci sono delle missioni. Distruggiamo il peso, quindi. Proviamo questa roba. Credo siano delle cose prefatte con squadre prefatte. E abbiamo 90 secondi per distruggere la base del nemico. Quindi, non so, buttiamoci gente a caso. Tanto. Usare abilità a caso tutti quanti.
Funzionerà questo stratagemma? Non credo proprio. Però vabbè, ci proviamo, dobbiamo vedere un po' tutto. Qua sono tutte le unità soldatesche alla rinfusa, alla riscossa. Quello ce la stiamo facendo perché vabbè, la prima missione. Wow, calma ragazzi, lo so che stavo vi stavo cacando come a me. Ah vabbè, si sbloccano le missioni dopo. Io direi di farci un'altra conquistetta qua. Conquistetta non si può proprio sentire. Vedete, questi sono gli scenari presi da Metaslug, i vari. Spero, credo, sì. A parte le scritte, che le scritte non si possono vedere. Vai. Guardalo, guardalo, boom! Ci prendiamo anche i punti extra. Quella bomba non so dove andrà a finire. Ok, stanno iniziando ad attaccare un pochino più pesante. Qua serve Goku. Qua serve Goku. Gesù. Goku. Vai! Una minaccia in serie. Ok, andiamo con lui. È obbrobioso il fatto che non mi ricordo i nomi. Mi chiamo tutti Marco. Probabilmente Tarma. Tarma! A proposito, se vi interessa, sia io che Falco abbiamo Metal Slug 3, il porting sempre fatto di merda, per PC. Quindi se vi va potremmo pensare di fare un giretto su quello, un giorno di questi. Perché Falco è forte, io lo faccio incazzare e quindi voi vi divertite, ve lo assicuro. Detto questo, sfondiamo. Questo qua è il robot che tipo tira fuori il pene. No, lasciate stare le mie citazioni a Metal Slug 3, inutile. Poi non, è, non tira fuori il pene, non, non è un pene, lo giuro. Non dovrei dire queste cose in video. È forte. Facendo tutto lui, adesso arriva anche l'artiglieria presa. Il granchio, questi sono i boss. Figa. Questo si è liberato da solo. E mission complete. Vabbè, rank D senza motivo, forse ci ho messo troppo tempo. Qua cosa c'è? Ah, ok. Ah, vabbè. E niente, la mia idea per questo video, come per tutti i fatto play, è quella di darvi un'idea generale. Un deck. Ah, sì, era Marco. Qua possiamo mettere le nostre varie carte a disposizione, però visto che non abbiamo tante, quelle sono. Cioè. Oh mio Dio, action view. Ok ragazzi, credo che sia abbastanza per questo episodio di Fab to Play. Spero che vi siate fatti una idea alquanto giusta di questo Metal Slug Defense. Vi invito a commentare qua nei commenti. Linciatemi, vi prego. Commentate qua nei commenti. Io lo chiudo sto gioco perché mi sta facendo impazzire. Non lo so. Vi invito a commentare, lasciare un like o un dislike per farmi capire se il vostro commento sarà positivo. Perché voi prima lasciate il like o il dislike, lo vedo subito. Poi commentate e avrò la motivazione di quello che succede. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Dex and keep shining.